Ecco, ecco, è partita! È partita, è partita! Vediamo. Sì, sì! Esatto, come per fare un po' l'innocente, no? Oh, attenzione! L'ha colpito! Mamma mia! E niente, vabbè, però finché vola la... Oh, se sei uomo non la prendi la corona. Se sei uomo non la prendi. Cioè... Vabbè, ma ragazzi, ma tutte le prendo quello play. Vero? Lo vedi che cazzo. Questo è un gioco che mi hai chiesto. Arnaldo. Eccolo qui. No, Arnaldo, no. Ma che cazzo è, Arnaldo? Ma cos'è? La gang del bosco. Quella è la gang del bosco. Sì, è proprio questo il gioco che mi avevi chiesto, no? Arnaldo, no, io ti ho detto Modern Warfare, non la gang del bosco. Ma come? Camiseria. Ma perché? Come hai fatto a ordinare? Secondo me ho fatto confusione. Come hai fatto? Quando ho cercato delle cose su Google, perché... No, gang. No, Arnaldo, vabbè, no, niente, Arnaldo, niente, guarda, vabbè. Sei veramente un casino, guarda, sei un casino. Non si può aprire la porta. No, maledetto conduttore del Fresh News, maledetto. È proprio stupido questo Arnaldo Latino, mi ricorda qualcuno. Unisciti proprio oggi alle avventure di Frankie. È l'unico modo per poter diventare parte integrante della redazione del Frankie News.
Una redazione che ormai copre l'intero globo terrestre, con più di 150.000 sedi sparse in tutto il globo, partnerizzate con l'amici di Al Corporation. Ma cosa stai facendo però? Puoi unirti proprio in questo momento a spese zero con il tuo abbonamento Prime Gaming. Ottenere un abbonamento Prime Gaming è semplice, veloce e gratuito, solo se avete Amazon Prime. Altrimenti potete effettuare l'abbonamento Tier 1, Tier 2 e Tier 3 per massimi vantaggi e soprattutto diventare parte integrante della redazione del Frank News. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutti, buonasera, grazie, 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 grazie a tutti, grazie. Buonasera a tutti, buonasera, buonasera e benvenuti, benvenuti qui in un nuovo appuntamento delle avventure di Frankie. Ma che dire, qui a chi vuole essere milionario, ragazzi, a chi vuole essere milionario oggi. Siamo in compagnia dei nostri concorrenti che giocheranno stasera. Adesso li andremo a presentare uno alla volta, anzi si presenteranno loro, perché lo sapete, a me non piace conoscere i concorrenti prima che entrino in gioco. Allora, nel frattempo io saluto tutti voi del pubblico, il calorosissimo pubblico. Saluto Nefa che dice: Franky, così comunque mi fai bagnare. Salutiamo anche Zupo, salutiamo Ado, User Without a Name, Franchiz De Convinto, che ha appena finito di vedere il nuovo COD con zombie, campagna e tutto, e dice: sono felice che risparmierò 60 euro. Salutiamo il nostro amico Franchiz. Salutiamo anche Jumbo, che in realtà poi è qua con noi presente. Salutiamo il Re Giannocchia, di nuovo Zupo. Insomma, buonasera a tutti quanti voi per questa grande serata, una serata speciale dove giocheremo a chi vuole essere milionario. E allora non potrei di certo cominciare senza di loro, ovvero i nostri concorrenti. E allora andiamo a vedere il nostro primo concorrente, che vedo dalla scheda viene da Roma e si chiama Matteo. Ciao Matteo, presentati. Ciao, sono Matteo, sono abito a Roma, ma sono nato a Mantova, ho 29 anni e faccio l'ingegnere spaziale. L'ingegnere spaziale? Aerospaziale, sì. Ah, molto bene, molto bene. In questo momento non mi sono ancora laureato, sono insomma uno studente all'Università di Roma Tor Vergata. E niente, io sono molto contento di essere qui, signor Jerry, perché veramente... speriamo di vincere questo milione. Lo dedicherei alla mia famiglia, che mi ha sempre supportato in tutti i miei sogni. Sarebbe veramente un grande epilogo della mia vita. Beh. E volevo anche salutare la mia ragazza che mi saluta, che qualora mi servisse l'aiuto da casa mi aiuterà. Bene, ciao, bene. Ciao, grazie, grazie. Sono molto contento, Matteo, della tua intraprendenza. Grazie. Ti auguro il meglio nella tua scalata verso il milione. Ma oggi non sarai da solo, perché dovrai competere contro altri due concorrenti. Allora, ci chiedo nel frattempo se possiamo vedere la tua faccia. Mi sa che oggi non la possiamo vedere, vero? Tu hai la webcam? Cioè, se tu vuoi te la posso anche mettere, però... Vai, vai, vai. La vuoi? Forse è meglio di no, cioè... Io non so, Matteo, penso che non è... Matteo è non è nelle condizioni, ragazzi. No, si può fare, si può fare. Mentre che tu ti apprinci a sistemare tutto...
ovviamente, insomma, sistemati, sì. E quindi fra poco avremo forse anche il collegamento. Nel frattempo però vediamo chi è il prossimo concorrente. Vive a Milano, ragazzi, lavora all'interno di una cava. Lui si chiama Andrea. Ci sei? Buonasera a tutti, buonasera a tutti Giargiane, sono Andrea, vengo da Milano, sono qui in realtà perché volevo partecipare per arrotondare un po', in realtà non me ne ho fatto un cazzo del milioncino, già pieno di soldi, fatturo già Frankie, sono venuto qua perché mi hanno chiesto test, no? Ero a casa con le mie due tipe. Addirittura due ne hai? Eh sì, una mi va a fare la spesa, l'altra me la tengo qua da spopacchiare. Buonasera. Però va bene, ti salutiamo. Mi dicono dalla regia che il tuo soprannome è Giambu, è vero? Me lo confermi? Sì, a tempo perso faccio youtuber, streamer, ma nulla di serio. Ma sei di Porta Romana per caso? Uè, testina, parla bene con me. Ma io sono di Mantova, cioè non serve niente. Ma fare Roma, il Tor Vergata. No, io sono uno tutti studente. Roma Tor Vergata. Io sono fuori sede, quindi non... Ok. Senti, Giargiana, presenta il prossimo, va. E adesso esattamente andiamo a vedere chi è però il vostro ultimo sfidante di oggi, che potrebbe rubarvi il milione. Rubarla. Lui vive ad Alfonsine, nella vita fa il pizzaiolo, si chiama Dottor Arch. Buonasera. L'ultimo sfidante, è vero, scusatemi, è una specie in via d'estinzione, molto rara e sfuggente, a volte si arrampica sugli edifici, lui è King Kong. Si chiama boss di King Kong. Senti, allora Arcio, quali sono le motivazioni che ti portano a partecipare a Chi vuole essere milionario? Cosa ti ha spinto? Sostanzialmente non c'ho un cazzo da fare. Ecco, ma immaginavo una motivazione del genere. Allora, nel frattempo, dalla regia abbiamo il collegamento con la webcam? Senti, Whereby, come funziona qua? Vado su Whereby? Sì, devi attivare la webcam. A questo punto, se anche tu Giambu vuoi, oppure... E si può anche fare, si può. Okay. Devo fare, però. Allora, aspetta, ok. Vi mando. Intanto tu il link ce l'hai, Matteo? No, me lo devi mandare, per favore. Ok, allora io ve lo mando. Arch, io te la butto lì se vuoi. No, figurati. L'identità di Arch deve rimanere nascosta. Va bene. E allora adesso fra poco vedremo i nostri 2 su 3 partecipanti che giocheranno qua con noi e vediamo un pochettino, perché ragazzi sta per cominciare la loro scalata verso, eccolo qua, la loro scalata verso il milione. Ovviamente poi io vi muto il microfono qua, quindi facciamo così, eccoci qua. Nel frattempo io già vedo la schermata del nostro primo concorrente. E sta arrivando la schermata anche del secondo. Provate un attimo a parlare, ragazzi, giusto per sentire. Buonasera. Ok, perfetto. Buonasera, perfetto. Mi senti? Ti sento. Ok, perfetto. Ecco, a posto. Allora io adesso mi metto un attimino qui a modificare la schermata, perché ovviamente dobbiamo farli partecipare. Allora, catturiamo la finestra. Facciamo così. Eccola qui. Rieccoci tornati. Scusateci ragazzi, ma a volte possono succedere. Eccoci qua, I understand. Siamo ritornati a Chi vuole essere
milionario. Eccoci qua, siamo ritornati. Allora, adesso, se tutto va bene dalla regia, scusatemi, ma qualcuno deve essere inciampato su un cavo. E vediamo se si vedono i nostri concorrenti. Non si vedono. Aia, attenzione. Adesso si vedono. Ok, noi ci vediamo. Allora, però se si poi si devi un po' sistemare, Fede, va bene? Certo, aspetta. Ok. Il tiro della finestra deve corrispondere. Che carino. No, non so perché adesso non mi fa. Per un istante si era intravisto. Sì, no, è perché volevo fare. Eccolo. No, vedi. Io volevo fare una roba. Una roba più carina. Voi adesso provate a muovere. Sì, perché se faccio così. No, vedi, sparite. De gustibus. De gustibus is propris. Attenzione, momenti concitati. Momenti concitati, sì. Dovrebbe mo la musica del. Pam 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 pam. Aspetta, Jumbo sei uscito? Sì, errore tuo. Allora niente, dobbiamo fare vecchio stile, cioè che rimpicciolisco OBS. Ok. Stavo morendo. Allora aspettate che vi metto a posto. Che professionalità, ragazzi, che classe. Dobbiamo fare in diretta, però the show must go on. Perché non ci hai detto prima? Che ne so. Eccoci qua, aspettate, facciamo così. Voilà. Eccoci qua. Però vi metto piccolini, eh. Sì, va bene. Va bene, non ti preoccupare. Vi metto qua, vi metto sopra di me. E senti, l'altro concorrente non si fa vedere in faccia? Non si vuole far vedere? No, no, non si vuole far vedere l'altro concorrente. Ok, dai, così dovrebbe andare bene, ragazzi. Direi che va più che bene, si continuano a vedere. Ciao BRX, buon proseguimento, buon proseguimento. Ciao, grazie per essere comunque passato. Allora, eccoci qua. Adesso, tra poco, dovreste in realtà vedere anche, ovviamente, mi auguro, quello che è chi vuole essere milionario, il gioco, perché abbiamo anche il gioco, ovviamente. Quindi andiamo su schermo intero. Adesso fra pochissimo dovrebbe apparire, speriamo. No, comunque è notte, ma è notte davvero, cioè da noi è notte. Allora, eccoci qua con chi vuole essere milionario. Ovviamente adesso andiamo a giocare, quindi mi raccomando. Madalambo è sempre notte, sì, Madalambo è sempre notte. Ma c'è anche la categoria di questo gioco? No, quindi lasceremo chatting, lasceremo just chatting. Ottimo. Allora, adesso noi giocheremo con questa modalità, ovvero la modalità famiglia, ma poi eventualmente faremo anche le singole scalate dei nostri singoli concorrenti. Quindi giochiamo, oppure potremmo fare multigiocatore, sfide. Sì, facciamo multigiocatore. Ma devi fare multigiocatore? Tutti contro tutti? Ogni giocatore ha il suo controller? A turni, no, a turni, facciamo a così. Turni. Ogni giocatore deve rispondere a una domanda diversa durante il proprio turno. I giocatori che non rispongono correttamente verranno eliminati. E allora, se siete pronti, andiamo a vedere innanzitutto i nostri concorrenti, quanti sono. Siete in tre a sfidarvi, quindi vi seleziono. Ci sono anche le categorie, come potete vedere. Abbiamo arte e letteratura. Abbiamo... Ma perché calcio è bloccato, scusa? Perché servono i neuroni per poterlo sbloccare. Noi in questo... ecco, che noi in questo momento non abbiamo. Ovviamente però musica non c'è, ovviamente. Non c'è, non le vedo. Vabbè, stile comunque al momento vita, queste sono le nostre categorie. Poi magari più avanti le sbloccheremo. Allora, Matteo, scegli il tuo personaggio. Ruben, Margaret, Pablo, Chun, Hang, Nadia o George o Julie o Massimo. Quanti ce ne sono? Massimo. Padre, allora, si chiama Massimo, perfetto, la Matteo Massimo. Sarà Massimo. Passione e Jumbo, tu chi scegli? Julie? Il vecchio. Allora, scegli il vecchio che era, vediamo un po', era credo, Pablo. Un 75enne pensionato che bellissimo, la sua passione è minigolf. Perfetto. Arce, per te invece qual è il personaggio che ti raffigura? Chi? Margaret. Allora per te, Arce, ci sarà Margaret. Allora, troviamola, la nostra Margaret.
È morta? No, eccola qua, 69 anni, questi pensionata anche lei, anche lei. È mia moglie. Allora, pronti perché adesso si comincia. Concentrazione anche da parte del pubblico, perché anche voi, ve lo dico, ragazzi, anche voi, quando ci sarà il momento dell'aiuto dal pubblico, potrete interagire. Ma per il resto io non posso che augurare al nostro Lambo, al nostro Giambo e al nostro Arce un in bocca al lupo per la vostra scalata verso il nostro milioncino. Partiamo. Milione. La sigla è schizzata, non so cosa succede. Cos'è? Cosa la sigla? La sigla. La sigla psichedelica. Beh, vabbè, ok. Speriamo che il gioco vada meglio. Eccoci qua. Nello studio. Nello studio. La sigla spazio. Sì. Eccoci qua. Sì, beh, allora, si parte, giochiamo a chi vuole essere milionario. Allora, eccoci qua. Allora, tocca a Massimo, quindi il nostro Matteo. Matteo, mi raccomando, sii pronto perché adesso comincia la tua prima domanda. Vediamo un po'. Adesso i nostri computer ti manderanno la prima domanda. Completa il nome del famoso esploratore italiano. Questo è veramente semplice. Marco Dolo, Molo, Di l'accendo, Solo o Polo? È la D che hai detto? Marco Polo, l'accendo. L'accendiamo quindi? L'accendiamo. Beh, era una domanda molto molto semplice. Difficile sbagliare a questa. E quindi Matteo, non posso fare altro che dirti che questa era la risposta esatta. Quindi bravo Matteo. Ho vinto il milione, l'ho vinto. No, il milione no. Hai vinto 500 euro. Adesso però è arrivato il turno di Pablo, ovvero il nostro Giambo. Eccomi qua, buonasera. Eccolo qua. Anche per te Giambo comincia la tua scalata verso il milione. Vediamo la prima domanda. Quale di questi materiali è una forma di carbonio dal colore nero o grigio scuro? Gesso, carbonato, carbone o olio? Beh, io così mi sentirei di dire carbone, sì. La accendiamo? Beh sì, accendiamolo. Vediamo. Nel frattempo io ringrazio Red Dragon 8810 YouTube. Grazie per il follow e benvenuto qua nelle avventure di Frank in streaming da lunedì al venerdì dalle 18 alle 20. Stiamo giocando a chi vuole essere milionario. E Giambo, la risposta che tu hai dato è corretta. Bravo Giambo. Molto bene. Adesso, però è arrivato il turno del nostro dottor Arce. Guardatela. Buone risposte, ma che cazzo dici? Allora Arce, quale di queste espressioni indica una situazione di parità in una gara? A, mano a mano. B, testa a testa. C, spalla a spalla. D, mento a mento. Che fai, ci pensi? Arce? Ma tu parli un po'? Arce, devi rispondere. B, credo. B? Hai rischiato molto, Arce. Ti ricordo che hai solo 15 secondi per rispondere. Hai scelto B, testa a testa. E ti posso dire che era la risposta esatta. Bravo Arcia. Molto bene, in questo primo turno siete passati tutti quanti. Avete tutti e tre risposto correttamente. Ma adesso è arrivato il momento di Lambo. Nel frattempo salutiamo Snanna. Ciao Snanna, buonasera. Bella Snanna. Matteo, per te la domanda numero 2. Qual è il termine matematico che indica la parte di un intero come un mezzo o un quarto? A, frizione. B, frazione. C, fazione. D, funzione. La B, l'accendo. Quindi B, frazione. Vediamo, l'accendo. Matteo.
È la risposta esatta. Bravo Matteo, hai vinto 1.000 euro. Complimenti. Se Arce ha rischiato questa risposta, immagino... No, ma infatti io sono la seconda. Io mi sono cagato sotto. Io la seconda sono già fuori, io non so un cazzo. Comunque no, Nefa, ci sono le voci, però sono in inglese. Io le ho tolte, così che ci possiamo parlare sopra tranquillamente. Ma spero che si senta la musica del gioco. Giambo, quale di questi è un famoso scandalo politico del 1972? Watergate, Waterwall, Waterhedge o Waterditch? Ero lì a manifestare. Ah, Watergate. Watergate, la accendiamo? Vediamo, Giambo. Su questo non c'è il doppiaggio italiano. Giambo, la risposta che tu hai dato... Esatta, bravo. Io non Giambo. La sapevo. Grazie, bravo, mille. Non la sapevo. Ecco, molto bene, molto bene. Adesso attenzione, bello. Perché tocca al nostro dottor Arch. Per te la domanda numero 2. Guarda che faccio poi. Cosa precede Wonderland nel titolo di un famoso brano natalizio di Felix Bernhardt? Bellissimo. Autumn, Spring, ma chi è Felix Bernhardt? Summer o Winter? Prende la stagione. Devi andare di logica. Ma che cazzo è Felix Bernhardt? Dai, devi andare di logica. Prima di Wonder, cosa precede Wonderland? Ma che cazzo, boh, la B. Ma non lo so, ma chi è Felix cosa Bernhardt? Cosa precede? La stagione precede. Vabbè, Arch ha detto la B, ragazzi. Ma non lo so, ma chi è Felix Bernhardt? Ha detto periodo natalizio. Arch, la domanda, a volte la risposta si trova nella domanda. E cosa precede Wonderland in un brano natalizio? Era Winter, Arch. Per te purtroppo la tua scalata al milione si ferma qua. Mi raccomando, scalata mi sembrava mi raccomando, non piangere qui, ma fallo fuori dalle telecamere. Grazie. Continuiamo però no. Con Lambo. Quale parte del corpo si forma solo quando ci si siede? Il busto, le rughe, i brufoli o il grembo? Forma che vuol dire? Quale parte del corpo si forma solo quando ci si siede? Vai Matteo, busto. Il busto? Domanda un po' particolare. Per me secondo me è grembo. Per me è grembo. Era perché hai detto busto? Non lo so. No, infatti vediamo. non l'ho accesa. È troppo tardi. No. La risposta che tu hai dato, Matteo, è? Rughe. Sbagliata, era grembo. Minchia, duriamo pochissimo. Vabbè, ma che cazzo ne so che vuol dire si forma. Beh, infatti, ma nulla è ancora deciso. Questo primo turno pare in questo momento averlo vinto Giambu. Ma vediamo Giambu fino a dove saprà arrivare. Giambu, per te la domanda numero 3. Quale di questi termini indica un'infezione che porta alla corruzione dei dati in un sistema informatico? Che domande di merda. A, a lui. Coma, B, emicrania, C, febbre, D, virus. Quello che ho preso l'altro giorno, D, virus. La accendiamo? E accendi. Emicrania, ovvio. Vabbè, ma lui c'ha la terza domanda. Le domande non le so. Che io grembo, cioè pensavo a una donna incinta. Che mi ha fregato. Allora, vediamo un po', Giambo, perché la tua risposta è esatta. Quindi complimenti, Giambo, perché tu vinci questo primo round fra i nostri tre concorrenti. Ma vediamo. Partita completata, tra l'altro. Eccola, è finita con... Bravo il nostro Giambu che ha vinto. Arriva poi Lambo e poi Arch. Ma naturalmente è tempo di riprovarci. Allora, io rifarei un'altra volta questo multigiocatore locale. E andiamo sempre a turni. Ciao Elbarto, buonasera. Benvenuto a Chi vuole essere milionario. E stiamo per giocare, stiamo per fare un altro turno. Io rimetto i personaggi di prima, quindi Massimo, poi chi aveva Giambu, tu avevi Pablo e Margaret. Pablo e poi Arch aveva Margaret, molto giovane. Frankie, metti più tempo, non lo posso scegliere io, ragazzi, è così il gioco. Cioè 15 secondi, punto. Mi dispiace.
E allora, di nuovo la sigla. Arrivai. Si siede Puff incinta. Pensavo grembo materno. Ho detto cazzo. Allora eccoci qua nuovamente negli studi di Who Wants to Be Millionaire. Buonasera a tutti per questo secondo turno di Chi vuole essere milionario. I nostri concorrenti sono sempre loro, Lambo, il dottor Arce e il buon Giambo. Allora Matteo, cominciamo proprio da te con la domanda numero 1. Sei pronto? Sì. E allora, cominciamo. Vediamo un pochettino la prima domanda. Normalmente, di che colore diventano i capelli con l'avanzare dell'età? Grigi? Verdi, rosa o arancioni? B. Come, scusa? No, ah, metti A, l'accendo. Grigi. La accendiamo, quindi grigi? Vai. Una scelta scellerata per certi aspetti. Forse troppo sicuro di sé. Ma sarà la risposta esatta? È la risposta esatta, Matteo. Vai alla prossima partita, al prossimo round. Adesso vediamo però la domanda numero 1 per il nostro Giambo. Pablo. Vediamo un po'. In un celebre libro per ragazzi, chi è il proprietario di una famosa fabbrica di cioccolato? Wally Winka? Welly Wonka? Willy Wonka? O Woolly Liberal? Era mio amico, andavamo a scuola insieme. C, Willy Wonka. Mi piace Woolly Liberal. La accendiamo, Giambo? Accendi. Woolly Liberal. Woolly. E allora, Giambo, Willy Wonka. Non rimarrei troppo su questa domanda. È esatta, Willy Wonka. Grazie. Prego. Arcia, vediamo se riuscirai a resistere almeno alla prima domanda. Allora, vediamo un po'. Quale di questi strumenti viene utilizzato in una seduta spiritica? Tavola da stiro, tavola da scacchi, tavola da surf. No! Tavola Wii U. Tavola Wii U. Tavola Ouija. È la D? La D. Bene, Arch, vediamo se sarà la risposta esatta oppure tavola no. Wii U. Arce, questa era la risposta corretta, comunque sia, corretta, sì. La tavola Ouija. La Uia. Matteo, per te adesso la domanda numero 2. Quale espressione viene spesso utilizzata per indicare una donna di potere? Ragno imperatrice? Mosca principessa? Formica sovrana? O ape regina? D, accendo. Quindi D. Ape regina? Sì. La accendiamo? Sì. Certo, Matteo, che non hai pensato ad altre forme per poter esprimere questo concetto. Io non ho mai sentito formica sovrana in vita mia. E ragno... E neanche mosca principessa. E ragno è maschile, quindi... Beh, scopriamo che comunque hai scelto bene, perché ape regina era la risposta corretta. Hashtag Frankie Mosca Principessa, ecco. Adesso però è arrivato il turno di Pablo, ovvero il nostro Giambo. Eccomi qua. Vediamo un po', Giambo. Quale fu la causa della distruzione dell'antica città di Pompei? A. Un vulcano? B. Gli hooligan? C. Muratori del posto? O D. Luciano Pavarotti? No. Ma perché Luciano? Pavarotti? Chi è stato? È stato un vulcano? L'accendiamo? Allora, ammetto che c'era il dubbio con Luciano Pavarotti e i muratori del posto. Una bella scureggia del Sor Luciano. Però la storia parla chiaro. La città di Pompei è stata distrutta a causa di un vulcano. Bravo Giambo per la risposta esatta. Adesso è arrivato il momento del dottor Arch, che prima si è proprio fermato alla domanda numero 2. Vediamo un pochettino. Per Arch, che domanda c'è?
In quale film del 1979 no. Mel Gibson interpreta il poliziotto Max Rockatansky? Mike Max, Mellow Max, Mad Max o Mental Max? Arce qui. Mad Max? L'accendiamo? Allora, certo, comunque ad Arce, sempre quelle un po' più particolari, però Arce, devo dire che anche qui sei stato bravo perché era la risposta corretta. Ciao Giorgio, buonasera e bentornato qui a Chi vuole essere milionario. Ma se le risposte sono così anche nere, certo, esatto. Allora, vediamo un po' che succede adesso. Matteo, pronto? Quale cubo è un popolare rompicapo degli anni 80? Il cubo di Robot? Il cubo di Rubik, il cubo di Radek o il cubo di Rizzo? B, e l'accendo. E allora vada per il cubo di Rubik? Vediamo un B. po', Matteo. Cubo di Rizzo che è? Salernitano, che cos'è? È la risposta esatta, il cubo di Rubik, il celebre cubo che appunto bisogna divertirsi a farlo correttamente. Naturalmente voi in chat divertitevi a cercare di rispondere esattamente, poi dopo ci sarà anche il vostro intervento quando faremo la scalata singolare ai nostri concorrenti. È il tempo del nostro Jumbo. Secondo la Bibbia, quale creatura indusse Eva in tentazione nel giardino dell'Eden? Un ragno? Uno scorpione? Un serpente? O una salamandra? The Rock. Non è indeciso, ma ti direi di rispondere C, serpente. La accendiamo? Vieni, accendi. È la mia amico. Guarda, guarda la mia domanda, guarda. Guarda. Beh, guarda che cazzo Jambu, sei andato molto sicuro. Bene. Anche in chat sembrano votare il serpente. E allora la risposta è... esatta! Complimenti, Jambu, complimenti. Grazie, grazie mille. Adesso c'è la domanda numero 3 per Arce. Ma quale monte soprannominato Sbiulino? Ti giuro poi. Come morì Giulio Cesare? Suicidò avvelenandosi. Fu decapitato, fu pugnalato o fu impiccato? Fu pugnalato. Quindi C, fu pugnalato? Bruto. Bruto, figlio, no. La accendiamo? Accendi, accendi. Pugnalato da Ezio Auditore, ci dicono in chat. Ma che l'ha detto? Neva. Sarà la risposta esatta? È la risposta esatta, Arce, bravo. Molto bene, tutti e tre i concorrenti stanno andando molto molto bene. Ma adesso è arrivato, se il gioco fosse realmente così dovremmo pagare il canone pure per Mediaset. Allora, è arrivato il momento della prossima domanda, Matteo. Quale tipo di capo d'abbigliamento si indica col termine francese fuseur? Camicia? Guanti? Pantaloni? O cappello? C, pantaloni. Tu che hai fatto francese, quindi Matteo la dovresti proprio sapere facilmente. Quindi accendiamo C, pantaloni? Sì, secondo me C. Questo termine francese, Matteo, pensa, fu introdotto nel 1432. E significa proprio pantaloni. Bravo Matteo, la risposta è esatta. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Grazie. Adesso Jumbo è il tuo turno però. Vediamo un po' che domanda ti capiterà. Sto coprendo che fa freddo qui. Dove ti trovi se stai passando in gondola sotto al ponte di Rialto? Ti trovi a Rotterdam? Ad Amsterdam? A Venezia o a Birmingham? Ma sì, sono da quei sifulot lì, quei veneziani lì. C, quindi Venezia. La prendo per una C, Venezia? Sì, sono loro. La accendiamo? Storico posto, su Assassin's Creed 2, tra l'altro. Ecco, Matteo l'avrebbe saputa per Assassin's Creed, però che dire. È assolutamente C, Venezia. Grazie, grazie. Bravo il nostro Jumbo, bravo il nostro Jumbo. Vediamo un po' adesso che domanda capiterà al dottor Arch. Tutto può essere. Vediamo un po', Arch. In quale continente si trova il sistema montuoso dell'Himalaya?
America del Sud, Europa, Africa o Asia? Asia. Quindi è la D? La accendiamo? La accendiamo, Arch? Un po' più di enfasi. E allora vediamo, Arch, se la D, Asia, è la risposta esatta. È la risposta esatta. L'Himalaya si trova appunto, anzi, il sistema montuoso dell'Himalaya si trova in Asia. Bene, molto bene. Adesso torniamo con il nostro Lambo. A quale ordine di insetti appartengono le farfalle? I lepidotteri, gli aracnidi, i coleotteri o gli imenotteri? Io provo lepidotteri. La accendiamo, Matteo? Proviamoci. La A, lepidotteri? Sì. Allora, beh, ad esempio gli aracnidi sono i ragni, i coleotteri, esatto, gli imenotteri, ma soprattutto questi lepidotteri saranno l'ordine di insetti delle farfalle? Lo scopriamo proprio adesso. È la risposta esatta, Matteo. Bravo, bravo. Mamma, hai superato mia, le prime 5 domande. Mamma, e ti porti a casa mia il traguardo di 3.000 euro di sicurezza. Giambo, per te una domanda abbastanza facile. Cos'è un risho? Un piatto a base di riso? Un palazzo? Un tempio? O un veicolo? Quello lì che prendevo nel 54, un veicolo. Quindi la D, la accendiamo? Sì, sì, vai tranquilla. Su questa non voglio soffermarmi troppo. È un veicolo, e anche per te, Giambo, complimenti. Raggiungi anche tu il traguardo di sicurezza di 3.000 euro. Grazie, grazie. Nefa, io mi spaccavo con il risho a 12 anni. Bene, molto bene. Adesso è rimasto l'ultimo concorrente che si deve qualificare per la prima tranche di domande. Arch, per te la domanda numero 5. Quale delle seguenti parole è un aggettivo utilizzato per definire una tipologia di bosco? A, feduo. B, reduo. C, ceduo. D, teduo. Non c'è F, porco. No, già, velocissimo, Arch. A, B, C o D? Arch, ce la fai, ce la fai, ce la fai. D. No. Ah. La gang del boss. Vediamo, Arch, hai rischiato tantissimo. Salvo dice ceduo, la gang del bosco. Sarà la risposta esatta, Arch? È la risposta esatta, Arch. Complimenti. Io ho detto la l'ha rischiata, l'ha sudata il nostro Arch. Bravo, bravo, bravo. Allora, turno dopo turno, voi concorrenti state superando sfide incredibili. Ma adesso, per te, Matteo, le cose si fanno difficili. Per te, la domanda numero 6. Magari il tempo aumenta adesso, non lo so, vediamo. Prossima domanda. Nel folklore irlandese, il lamento di quale spirito preannuncia una morte imminente? Il leprecauno, banshee, poltergeist o poteen? Hai 30 secondi adesso. Nel folklore irlandese, quale lamento? No. Quale lamento di quale spirito? No, non c'è l'aiuto. Quale lamento di quale spirito preannuncia una morte imminente? Io ti direi leprecauno. È la tua risposta definitiva? Proviamoci, non lo so. Potrei dire banshee come poltergeist, però non... Nel frattempo io ringrazio Randrew per il follow e benvenuto qua nelle avventure di Frankie in streaming dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20. Hai scelto A, Matteo. Tra banshee, poltergeist, poteen. La risposta era banshee. Era la banshee, Matteo. Peccato. Che cazzo domanda è? Peccato per te. La tua scalata si interrompe qui. Ma rimangono in gioco Giambu e Arch. Giambu, concentrato, perché anche per te la prossima domanda. Hai 30 secondi adesso anziché 15. Quale paese è maggiormente associato alla legione straniera? L'esercito elitario fondato nel 1831. A, Francia. B, Grecia. C,
Messico, D, Spagna. Pensando, sono indeciso fra la B e la D, non so perché. Hai 10 secondi, Giambo. Mi devi dare una risposta. Giambo? B. La B? B di Bologna. Hai scelto quindi la Grecia. Non lo conoscevo. Quale paese è maggiormente associato alla legione straniera? No. L'esercito italiano fondato nel 1831. Ci dicono che non era la Francia. E vediamo un po'. Era la Francia invece, era così la detto, Francia. Non era la Francia. Anche Giambu è stato eliminato alla sesta domanda. A questo punto potrebbe vincere questo turno il nostro dottor Arch solo se riuscirà a rispondere esattamente alla prossima domanda. Vediamo un po', Arch. Nel balletto, quale di questi termini significa passo? A. Non. B. Pass. C. Maiswil. O D. Riem. Beh. Pass. Tu dici pass? La B? Oh, pensi sì. Qui non mi serve il bo. Mi dici B? La accendiamo? Passa delante. Arce, la accendiamo? Sì. Acceso. Se Arce risponde esattamente, riesce a sconfiggere Lambo e Giam. Ed è la risposta esatta, Arce! Complimenti, Arce! Complimenti! Complimenti! Di che colore era il cavallo bianco di Napoleone? Il nostro Arch è arrivato in prima posizione. Complimenti. Bravo. C'è Gio che dice: ti seguo da quando riuscivo a seguirti. Grazie. Giorgio, al momento abbiamo questi tre concorrenti per stasera. Allora, è tempo però di fare un'altra partita. Allora, sempre con questa modalità. No, e poi dopo faremo le scalate singole. Quindi avrete anche gli aiuti a disposizione. Ritorniamo. Il numero di sfidanti è sempre 3. Successivo. Ciao Lambo, grazie per il premio. Bella Joe. Benjamin, grazie mille per il follow e benvenuto qua nelle avventure di Frankie. In streaming dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20 stiamo giocando a Chi vuole essere milionario. E adesso è arrivato il momento di cominciare. Ancora una volta ci sarà la sigla spastica, secondo me. Vediamo un attimino. Sì, la faccio partire. Who wants to be millionaire? Eccoci qua. Buonasera a tutti, nuovamente buonasera e bentornati per questo nuovo appuntamento, per questa nuova puntata di Chi vuole essere milionario. Eccoci qua i nostri concorrenti, li vedete qua sopra. Abbiamo il dottor Arch, il dottor Lambo, il dottor Giambo. Loro tre che io non voglio essere milionario, quindi esco dalla live. No. Allora Matteo, devi essere pronto. Per te la domanda numero 1. Completa il nome del leggendario cantautore. Roy. A. Bellison. B. Globison. C. Sferison. D. Orbison. Attenzione, Matteo, mi devi dare una risposta. Matteo? A, B, C o D? D. Attenzione, Matteo rischia subito la prima domanda. È la tua risposta ormai definitiva, Matteo? Potresti già andare a casa la prima domanda? E invece no, Matteo, era la risposta esatta!
No, adesso rimetto l'audio, scusatemi. Mamma mia. Allora, nel frattempo, ciao DJ Flash, buonasera anche a te. Saluto anche Ado, buonasera e benvenuti. Ora, sentore avevo. Ora tocca a... Ma cosa sto vedendo? È quel carcerato, sì. Ora tocca a Giambo. Giambo, massima concentrazione, anche per te la domanda numero uno. Chi di queste è un'attrice vincitrice di un Oscar? A. Julia Roberts. B. Julia Raymonds. C. Julia Richards. O D. Julia Rogers. Quella chi sarà buona, Julia Roberts. Quindi no. La accendiamo, la A. Vai, accendi. Sarà la risposta giusta? La mia auguro. È la risposta esatta, bravo Giambo, bravo. Io stasera mi sento tutta la discografia di Roy Orbison. Comunque, lo voglio proprio conoscere. È morto nell'88. Nell'88. Bene, vedi, vi fa imparare leggendario. Anche cose nuove, questa cosa. Quindi non dite che Twitch non insegna. È arrivato il momento però del nostro Dottor Arch, che non vedete nelle webcam, ma lo vedete solo a voce. Ma lo vedete qua, una simpatica vecchietta. Arch, che cosa puoi trovare all'interno di una pesca? A. Una foglia. B. Un nocciolo. C. Un ognomo. Oppure D. Un picciolo. Che cosa puoi trovare, Arce, all'interno di una pesca? B. La accendiamo? La B. Beh, Arce, io ti direi che c'era anche quel C. Gnomo. Che non era affatto male. Poteva anche starci un ognomo. Poteva anche starci un ognomo. Magari sarà quella la risposta esatta. Ma no, era la B. Complimenti, Arcio, complimenti. E la C scommetto un milione. Bene, già perso. Tra l'altro vi ricordo che poi la prima domanda vale 500 euro. Anzi, se vincete vale 500 euro, ma se sbagliate perdete un milione, perché insomma, no? Quella ma che le domande sono di una difficoltà diversa o sono sempre le stesse? Vanno di difficoltà crescente. No, Matteo, a cosa è associato tradizionalmente l'albero di maggio? Matrimonio, danze, bottega del barbiere o salto con l'asta? Albero, maggio mi viene in mente matrimonio. È la tua risposta definitiva? Sì. La accendiamo? Ah. Penso di sì, proviamoci. Vediamo. Poteva essere anche quella del salto con l'asta. Perché o perché no, la bottega del barbiere. Era danze, Matteo. Danze? Ma che è, pa? Lo studio qua si è raggelato. Purtroppo, Matteo, succede. Mi dispiace. Tra l'altro, come dice Salvo, non ci si sposa a maggio. Però the show must go on. Giambu, in un tradizionale sandwich BLT, per cosa sta la L? La lattuga? Il fegato? L'aragosta o il limone? Ovviamente in inglese, quindi la lettuce. Mi aiuta sempre a non cagare la lattuga. La lattuga, quindi? Sì. Lesbica e quell'altro. Sarà la risposta esatta? Scopriamolo. Matteo è. Era la risposta esatta. Matteo, purtroppo. Eliminato così alla seconda dietro, domanda. Adesso sta cercando l'albero. L'albero di maggio. Allora. Chi può guardare Telegram? Ma cos'era? Ma pensate l'albero di maggio, che cos'è? Tanto ti vengo a fare compagnia, Matteo. Arch, completa il titolo della commedia di Shakespeare. Tutto è bene, quel che finisce. A. Maggio. Bene. In B. Giusto. In modo giusto. Okay. C. Ok. D. Positivamente. Vabbè, l'accendo. La accendiamo, quindi B. Non ci voglio neanche perdere troppo tempo in questa, Arch. Ciao Pios, buonasera. Stiamo giocando a Who Wants to Be Millionaire? L'uomo gatto flirta con. E invece Arcera positivamente. Clamoro. E finisce così. Ha vinto già. Cioè, vabbè, ragazzi, avete fatto schifo in questa, eh? Ma cosa vuol dire? Ma tutto è che bene, quel che finisce positivamente. E Roy Orbison. Ma che cazzo vuol dire? Tutto bene, quello che finisce bene, no? Positivamente. Cosa vuol dire? Ma quello è il modo di dire. Shakespeare e la sua sorella. Però perdonatemi. Commedia di Thomas Middleton e William Shakespeare. Tutto è bene, quel che finisce bene. Oh, ma aspetta un attimo. Nefa, ma l'ultimo codice è 22, quindi? Che almeno partecipo per l'estrazione, non sia mai?
cioè vi ricordo il concorso Be the First di... ecco Matteo partecipa, magari c'hai il culo e te la vinci. Il concorso Be the First di PlayStation. Ma che cazzo mi frega a me. Vabbè. Vabbè, giustamente dice adesso cercherai di vincere un milione di euro, quindi che cosa te ne può fregare. Allora, cosa... Franky, cominciamo la nostra... No, io vabbè, Giambu, tu adesso devi andare o ci sei ancora? Se è in cooperativa posso rimanere. Ok, allora vai, ne facciamo un'altra cooperativa. No, la camera di Arch a 60 fps 4K, no, è bellissima. No, nel senso che siamo uno contro uno o in cooperativa noi tre che collaboriamo? No, uno contro uno. Ah, ok, vabbè, un'altra me la faccio, dai. Dai, tanto, tanto Arch perde la prima domanda. No, ma non lo attivo. Allora, facciamo sempre tre. Normale. La camera di Arch a 60 fps 4K è bellissima. Pablo e Margaret. Molto bene. Franky comunque mi ha amato. La prima volta che è andato io ho messo 14 ed è crashato il sito. Vincevo la... eh sì, vabbè. Ma tanto queste cose vanno sempre così. Sì, speriamo che potrai lo essere vincerà estratto. Un bambino del Guatemala. No, no, vince il figlio del dirigente Sony che già la sapeva. Vabbè, allora, mi dispiace che la sigla è così, però. Poi arriva fa, babba, visto, non tra 15 e 5, ma ne abbiamo 18. Vabbè, arrivo qui. Eccoci qua, buonasera a tutti, Understand, eccoci qua per chi vuole essere milionario. Allora, i nostri concorrenti di oggi sono Lambo, che viene da Roma, Arch, che viene da Alfonsine, e Giambo, che io, viene io e Matteo da prima scammati, è malissimo. Allora Matteo, concentrati perché adesso per te c'è la prima domanda. Vai. Il fan di Golf Video Friend, non possiamo mettere musica. Quale si trova in Africa? Deserto del Sahara? New Forest? Monte Everest? O Ayers Rock? Deserto del Sahara. La accendiamo, Matteo? Sì. Attenzione. Silenzio. È esatta. Complimenti Matteo. Deserto del Sahara. Dai, sì. Geografia. Andiamo adesso al turno del nostro Giambo. Ecco per te la domanda numero uno. Io avevo 9 in geografia, ve lo dico. Quali sono le tre lettere che indicano il codice genetico individuale di ogni essere umano? A. BMW. B. Bella quella. DNA. C. CNN o WWE? WWE. B, DNA. La accendiamo? Accendi, accendi. Vediamo un po'. Vediamo un po', Giambo. Secondo me era BMW. Ma vediamo un po'. La risposta esatta è DNA. Bene, bene. Molto bene, molto bene per il nostro Giambo. E adesso la domanda numero uno la leggiamo anche per il nostro Dottor Arch. Vediamo un po'. Quale di questi è un neologismo che identifica un tipo di molestia verbale? A. Catcalling. B. Doggy yelling. C. Rabbit shouting. O D. Hamster squealing. Oh, la, non lo so. La, attenzione, ci ha detto la. Però devi vedere tra le, cioè, le risposte ti danno una risposta. È esatto. Bravo. Complimenti al nostro dottor Arch. Ste domande di merda per Allora. Nefa, com'è alle 19 cambi gioco? Perché? Allora, attenzione. Alle 19 inizierà la scalata singolare solo per Lambo e per Arch. Matteo, quale non si trova invece in Canada? Mi raccomando, quale non, eh? Lo Yukon, l'Alaska, l'Alberta o Nuova Scozia? Alaska si trova in... Oh, 9 in geografia. No, l'Alaska. L'Alaska B? È statunitense. L'accendiamo? Sì. Ragazzi, è americana l'Alaska, sì.
Era una domanda che poteva indurre in tranello, ma forse tu sei riuscito a scoprirlo. Esatto, l'Alaska, ragazzi. Cosa, come l'Alaska è canadese, ne fa geografia. Allora, no, è attaccata al Canada. È attaccata, ma non fa parte del Canada. Jumbo, eccoti qua, guarda, in tutta la tua vecchiaia, vediamo un po'. La prossima domanda. Quale di questi è un colpo del golf che viene effettuato quando la palla è sul green? A, pitch. B, pin. C, putt. D, par. Noi abbiamo giocato a golf with your friends, quindi lo sappiamo. Che cos'è? Putt, C. Tu dici che è il putt? La numero C, la C? L'accendiamo? Penso di sì. Diciamo che queste cose si sanno già da quando si gioca a Wii Sport. E Jumbo, mi duole dirtelo, che la risposta che tu hai dato è esatta. Putt. Ma poi scrivete in chat pari. Il pari è quando la passiamo a pari. I tiri rispetto a quelli. Molto bene, Jumbo. Adesso però è il turno di Arce. Quel che finisce positivamente. Vediamo quale domanda capiterà ad Arce, perché sono proprio curioso. Arce, nel canto di Natale Astro del Ciel, cos'è divino? Porco. Il presepe. V, il pargolo. C, Natale. O D, vino. La sai. Suppongo sia il pargolo. La accendiamo? Più che di vino penso sia, però vabbè. Il vino? No, nel senso non è di vino il padre. Allora Arce, ce la vuoi cantare? Astro del Ciel? No, vabbè, Astro del Ciel. Anche perché non la so. Vino divino, mite agnello redentore. È la B, pargolo. Eccoci qua, anche così abbiamo avuto anche il momento sonoro. Detto ciò, andiamo alla domanda numero 2 per i nostri concorrenti, a partire dal buon Lambo. Quale tra questi è un gruppo di isole a nord-est del Borneo? A, Carline. B, Andreine. D, anzi C, Eduardine. O D, Filippine. Belle, belle. Filippine? Io non so dove sia il Borneo. No, ma 9 in geografia. 9 in geografia? Filippine. La accendiamo? Sì. Hai scelto di accendere le Filippine, Matteo. Sì. Filippino, è anche detta così. Tu vuoi le Filippine? Matteo. Ma il Borneo non è roba asiatica. Tu Filippino? Questo gruppo di isole a nord-est del Borneo sono note come le Filippine. Dai, con le Filippine. Grazie. Guarda come è contento che ha indovinato le Filippine. Adesso però è il turno del nostro Jumbo. Concentrati. Adesso sentiamo qual è la tua domanda. Sai dove era il Borneo? Filippine. No, come si chiamano le strisce presenti sulla tastiera di una chitarra? A, salti. B, placche. C, ditate. O D, fret. Cazzo ne so io su una chitarra. Questa ad esempio Matteo la saprà sicuro. Salti no. Se non so questa mi ritiro. Ditate no. Devi rispondere. Ah, la so, sì, sono i cosi. Ah, dico, Jumbo? Dico placche. Placche. Non lo so, vabbè, non ho mai preso una La B. Allora Matteo, quali fra queste sicuramente non è? Andiamo a escluso. Eviterei le ditate, no? Sono salti. Anche secondo me sono i salti, ora che ci penso poi meglio. Più la risposta esatta è... Flacca. Fret. Ragazzi, era fret. Per Jumbo, la sua scalata termina qua. Basta, mi ritiro. Si ritira il nostro Jumbo. Ciao Jumbo, se vuoi torna dopo. Ciao Jumbo. Bella Jumbo. Ciao ragazzi. Che cosa dovresti fare con un didgeridoo? A, mangiarlo. Io lo so. B, spenderlo. C, berlo. D, suonarlo. Mi sa tipo di uno strumento, quindi suonarlo. Suonarlo? Certo, ho detto lo so, vedi, ho vantaggiato Arce. Non va bene, adesso la competizione si stringe.
cazzo è un digeridoo? Adesso vado a vederlo. Beh, poi dopo sistemo. La risposta è esatta. Ah, ma è quello di Poppets. Capito? Quello là che fa così. Ok. Allora, andiamo avanti, andiamo avanti. Matteo, prossima domanda. Quale strumento chirurgico simile alle forbici viene utilizzato per afferrare ed estrarre? Ok, ce l'ho presente. La siringa, il bisturi, la forcipe o la sutura? No, forcipe, dai. È la tua risposta definitiva? Sì. Dai, che cazzo, forcipe. Non è una super cazzo la forcipe. Però forgia forcipe. Boh. Però sutura, punti di sutura. Viene utilizzato per afferrare ed estrarre. Ed è l'oggetto che si chiama forcipe. Bravo Matteo. Perché dai, si afferrare. Adesso però è il turno del nostro dottor Arce. Vediamo un po', Arce, per te la prossima domanda. Quale di questi è un gruppo pop degli anni 70? I Bay City Rollers, gli Shore County Runners, i Cove Village Riders o i Beach Town Rockers? Ma che cazzo ne so. Oh, gli anni 70, ma i Bay City Rollers. I Bay City Rollers, quindi la A. Ah. Matteo, tu di questi ne conosci qualcuno? Lo sai che non... no. Non ne conosci negli nessuno. Negli anni 70! Negli anni 70, ma neanche Arce, mia madre era nata. Dovevi esserci negli anni 70. E invece... Arch ha detto la risposta esatta, è i Bay City Rollers, ragazzi. Arch ha un grosso così. Vabbè, ma come dire, al milionario serve anche questo. E adesso prossima domanda per il nostro Lambo. Un'altra geografia. In quale stato si trova la popolare meta turistica Cancun? Vabbè, Cancun, dai. In Cancun, Thailandia, in Marocco, in Tunisia o in Messico? In Messico. Dai. Cancun, Messico, D, la accendiamo? Sì. Bergamo, comunque Iusa oggi stai dando il tuo meglio. Non è Bergamo, Matteo ha già preparato il passaporto, in caso la ragazza dovesse dirgli di aspettare un bambino. Bebè. E Matteo è pronto a volare in Messico. Complimenti Matteo che rispondi esattamente alle prime 5 domande e ti guadagni 3.000 euro di sicurezza. Oh, adesso 3.000. Però Arce devi rispondere anche tu correttamente a questa domanda per poter andare alla fase successiva. Di prima. Vediamo che cosa ti capita. Nel golf, quale di queste è un tipo di buca che cambia bruscamente direzione? A. Il bird leg, il B. Cat leg, C. Dog leg o D. Horse leg. Prende tutte in base a degli animali. Arce, mi devi dare una risposta. A. B. Dog leg. Il dog leg. La C. Il tempo è tiranno, Arce. E tu hai scelto dog leg. Sarà la risposta esatta? È la risposta esatta, dogleg, la C. Bravo Arch, complimenti. Entrambi avete raggiunto davanti a buco di culo, entrambi avanti. Avete raggiunto questo primo step. Adesso però le domande si fanno più difficili e avete 30 secondi per domanda. Matteo, cominciamo da te con la domanda numero 6. Quale autore ha scritto il GGG? Enid Blyton, Roald Dahl, C.S. Lewis o Ursula Le Guin? La faccia è emblematica. Conosco solamente Roald Dahl. Io non lo so, cioè io sono indeciso tra Ursula Le Guin e Roald Dahl. Io dico Ursula. Sulla base di cosa però? Che lo conosca. L'accendiamo quindi la D? No, accendo la C. La C? Ma sì, sti cazzi, dai. Hai scelto
C.S. Lewis. Questo è Derek, sì. È Enid Blyton. L'autore che ha scritto il GGG. Tu sei partito dicendo che conoscevi Roald Dahl. Hai, esatto, poi cercato di puntare su infatti, era proprio quello che conoscevi, Matteo. Era la B. Mannaggia la mia terra. No! Adesso però è rimasto Arce. Vediamo se Arce con la sua faccia arzilla porterà a casa il milione. Arce, per te la domanda numero 6. Ray of Light e Music sono album di quale cantante? Ha rotto il cazzo così. Madonna. B. Britney Spears. C. Shania Twain. O D. Louise. Madonna. Madonna. Arce, la tua risposta definitiva? Sì. Quindi scegli A. Madonna. È andato subito così, senza alcun tipo di pensiero. Hai escluso fin da subito tutte le altre opzioni. Alexandro dice Britney Spears. Arce! Ma era proprio la Madonna. Quindi Arce, complimenti. Ma è perché cazzo di culo. Hai vinto. No, qui perché mi sembravano titoli per la toccola lì, che cazzo. No. E chi è, scusa? La Madonna. No. Allora, adesso è arrivato un momento topico, ragazzi, perché adesso giocherà per primo Matteo la sua scalata da solo verso il milione. Matteo avrà a disposizione, come prima, 15, poi 30, poi penso un minuto e salire. Però avrai un vantaggio ora. Avrai a disposizione anche gli aiuti. Il 50 e 50, la telefonata a casa, lo switch per poter cambiare domanda e ovviamente è qui che vi voglio in gioco anche a voi della chat, l'aiuto del pubblico. Sarà lì che Matteo potrà guardare la chat della live e voi dovrete dargli il giusto suggerimento. Quindi mi raccomando, siate pronti. Sono pronto. Per aiutare Matteo nella sua scalata verso il nostro milione. Molto bene, Matteo. Vuoi normale o facile? Ah, non c'è un limite di tempo in facile. Dai, ti faccio facile senza limite facile, di tempo. Facile, dici? Dai, proviamo, dai. Facile, dai. Dai, vediamo. Non to... Però dettalo te un limite di tempo. Cioè, beh, certo, sì. Non è che ti sto qua a fare due. Di nuovo la sigla. Poi a me andava sempre fluida, non so perché... Un'ora domanda, certo. No, un'ora domanda no. Buonasera a tutti. Eccoci qua. Siamo qua in compagnia del nostro primo concorrente di chi vuole essere milionario. Arce, tu sarai l'esperto, l'amico esperto che accompagna. Ah, mia, allora andiamo bene. Andiamo benissimo. Allora, Matteo, innanzitutto buonasera. Buonasera. Come va? A te. Tutto bene? Bene, male, bene. Però va bene. Ecco. Allora, Matteo, la scalata prevede ovviamente 15 domande. No! Che vanno a 500 euro fino a un milione. Hai 4 aiuti a disposizione: il 50 e 50, la telefonata a casa, l'aiuto del pubblico e lo switch. Mi raccomando. Potrai eventualmente chiedere il vattene a casa. E poi hai anche l'extra, ovviamente, dell'aiuto di Arce, mi raccomando. Ok. Ah, la chiamata a casa è per Arce, sì. Matteo, cosa succede se lanci un boomerang? A. Vola senza fermarsi. B. Torna indietro. C. Si ingrandisce. D. Canta. Canta. Siccome io sono un cantante, boomerang e fa un effetto sonoro, io direi che potrebbe ingrandirsi. Sei sicuro della tua risposta, Matteo? Non lo so, cioè tu pensi che si ingrandisca? Vabbè, dai, torna indietro. Torna indietro? Dai, accendiamo.
Sì, famo se sto bel cannone accennato. No! 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 Ce n'è uno. È la risposta esatta, Matteo, però. Ti porti a casa i tuoi primi 500 euro. Oh, bene. No, 500 stelline. Bella, bella Matteo, PS5. Matteo, attenzione, seconda domanda. Qual è stato il primo film di Star Wars a uscire al cinema? Qui servirebbe Fran. A. Non lo so. Il ritorno dello Jedi. B. L'impero colpisce ancora. C. La minaccia fantasma. O D. Gli ultimi Jedi. Vedi. Vabbè. Il primo film di Star Wars ad uscire al cinema. Cazzo. Io ti ricordo sempre che hai a disposizione i tuoi aiuti, qualora volessi. Io posso aiutarlo sempre o... No, no, solo quando lo richiederà lui e una volta soltanto. Ma tu sei bravo su Star Wars, Arcio? Io li ho visti tutti, però sono indeciso tra... Non puoi dire niente, Arcio, Matteo dovrà scegliere da sé. Sono indeciso tra... La minaccia Parlaci, fantasma... dici i tuoi ragionamenti. La Matteo, minaccia dici... fantasma mi... Io mi ricordo che il primo film di Star Wars uscì negli anni 70. Mm-hmm. Primo film, quindi dovrebbe essere il quarto della saga, se non sbaglio. L'ho pure visto poi 2 settimane fa, porca miseria. Allora Matteo, devi darmi comunque una risposta. Oppure scegliere se vuoi usare un aiuto. Io direi l'aiuto del pubblico, lo sai? Scegli l'aiuto del pubblico. E allora, sì, ragazzi, in chat, Matteo, puoi aprire la chat di Twitch. Ok. Vediamo un po' il pubblico, per favore, in chat, che cosa votate. Allora, Gio dice B, Nefa secondo dice C. Secondo me l'impero colpisce ancora. Allora, il pubblico del gioco vota per la B, mentre la chat ti dice la C. Quindi da una parte abbiamo l'impero colpisce ancora, dall'altra parte... abbiamo alcuni che dicono C, mentre Joe dice anche lui B. Matteo, adesso hai ricevuto gli aiuti. Tra la B e la C, però anche secondo me è la B. Io secondo me mi affido agli algoritmi del gioco e dico B. È la tua risposta definitiva? Perché in chat stai scrivendo qualsiasi cosa. Sì, è B, dai. Vediamo un po', Matteo. Ti posso dire che non era la D, ad esempio. E che non era neanche la A. Ma il primo film di Star Wars a uscire al cinema era L'impero colpisce ancora. Complimenti. Ti è costato però già un aiuto, Matteo, siamo solo alla seconda domanda. Terza domanda. Quale famoso skater ha una serie di videogiochi intitolata a lui? A. Bucky Lasek. B. Tony Hawk. C. Bob Burnquist o D. Geoff Rowley. Facciamo Tony Hawk. Accendo Tony. Andiamo Hawk. Molto sicuri su questa. B. La accendiamo Tony Hawk. È la risposta esatta, Matteo. Ottimo. Molto bene. 1500 euro per te. Quale animale ha spesso una ruota nella propria gabbia? A. Il criceto. B. La gallina. C. Il gatto. D. Il cavallo. Il criceto. Quindi vedo dico il cavallo sulla ruota. La accendiamo? Sì, accendiamola. Il leone pazzo. Il leone. La risposta che tu hai dato, Matteo, è la risposta esatta. Bravo Matteo, bravo. Complimenti. Grazie. 2000 euro. Prossima domanda. Che tipo di animale è un kiwi? A. Un pesce. B. Un uccello. C. Un insetto. D. Un frutto. Io questa la so. Anch'io. Secondo me è uccello. La accendiamo? Proviamoci. Vai così, diretto, senza neanche aiuti? Mi stai... No, io non ti aiuto, te lo dico. Però, semplicemente, la accendiamo? Sì, accendiamo. Certe volte
La risposta è contenuta nella domanda. Che tipo di animale è un kiwi? È un uccello, Matteo. 3.000 euro per te e superi la prima fascia di domande. Molto bene, molto bene. Allora, Matteo, io ti ricordo la tua situazione in questo momento. Sì, Gio, il kiwi è un uccello estinto, un uccello che non volava. Allora, Matteo. È tipo la gallina. Qual è la capitale della Russia? Che vedremo domani con Call of Duty Black Ops Cold War. A. San Pietroburgo. B. Kazan. C. Mosca. O D. Vladivostok. Io ti ricordo che tu, Matteo, hai ancora a disposizione l'aiuto del 50-50, della telefonata a casa, che sarebbe Arch, e il twist, che allora, puoi cambiare la domanda. Mi sembra una domanda un po' a trabocchetto. Perché... No, non lo è. No, è quella, è proprio quella. Arch, è proprio quella. No, la capitale della Russia. O è la A o è la C. Mosca. Matteo, tu dimmi quale secondo te è la tua risposta definitiva. Mosca. La accendiamo? Sì. Potevano esserci tante altre scelte. E queste quattro città sono tutte importanti. Ma solo una di queste è la capitale della Russia, Matteo. La capitale. Ed è Mosca, C, esatto. 5.000 euro, Matteo, per te. Andiamo alla prossima domanda. Quale di questi animali non ha peli? A. La balena. B. Il gatto. C. Il topo. D. Lo squalo. Questa è una bella domanda. Allora, io ti dico lo squalo. Vai così subito diretto? Sì. La accendiamo? Sì. Beh, ti dico che sicuramente non è il gatto. È anche il topo. E non è neanche il topo. Però la balena, io da quello che ricordo, un po' di peluria ce l'aveva. Grazie. Sarà la balena o lo squalo, ma è lo squalo che non ha peli. Bravo, Matteo. Passi alla prossima domanda. Aspetta, so giù a chi volesse milionario, ma bella. Qual è l'infinito del verbo all'imperfetto, no, di questa frase? Non dicevano altro che sciocchezze. Sì, A, ma direte. B. Dicevano. C. Dicono. D. Dire. Io neanche voglio darti suggerimenti perché è veramente sciocca questa domanda, Matteo. Qual è l'infinito del verbo all'imperfetto di questa frase? Non dicevano altro che sciocchezze. L'infinito. Quindi l'infinito. Areereire. Però Jerry gli dava un po' di suggerimenti. Oh. No, non è vero. Infatti no, Jerry non fa bene quando fa così. Tu mi dici qua delle regole, no? Delle regole base della grammatica. Quindi se tu pensi che queste regole siano vere, le applichi poi alle risposte che tu hai. Allora, venitemi dietro. Direte... No, dicevano è passato. Ecco, dicono, bravo, se vuoi vai a questo... Dicevano questo è passato. Mm-hmm. Dicono è presente. Ok. Dire è l'infinito. Quindi? Direte... Direte anch'esso... Ah, questo è futuro, è dire, ma vaffanculo, è dire. La accendiamo? Sì, accendiamola, dai. Nefa dice: Lambo, il problema più grande è che ci stai pensando.
Matteo, c'è una regola molto semplice alla base dei verbi all'infinito, che terminano, come hai detto anche tu poi, con le coniugazioni are, ere, ire. Ragazzi, io grammatica... E dire è la risposta esatta. 10.000 euro, Matteo, per te, per aver risposto correttamente a questa domanda. Passiamo però alla prossima. La domanda, tra l'altro, vediamo che numero. A quale regno appartengono i coralli? A. Funghi. B. Minerale. C. Animale. D. Vegetale. Questa è la domanda numero 8. Anzi, stiamo leggendo la domanda numero 9. La minestrina col formaggino? Sì, sì, sì. Allora. No, insalata del pesce. No, oddio. Insalata del pesce. No, no, non la voglio. No, non me va, non me va la minestrina. Ma meglio, meglio. Dai, su, fammi, sto giocando al milionario in live. Allora. La minestrina col formaggino. Vegetale non credo. Okay. Animale neanche. Il corallo è un materiale molto prezioso e salvaguardato nella barriera corallina, quindi non credo sia funghi, io ti dico minerale. È la tua risposta definitiva, Matteo? Sì. La accendiamo? Proviamoci. Ce ne sono milioni, miliardi di coralli sparsi negli oceani di tutto il mondo e appartengono ad un regno ben specifico, quello degli animali. Matteo, avevi anche degli aiuti, li avresti potuti usare. I coralli appartengono al regno animale. Purtroppo te ne vai a casa con 3.000 euro. È distrutto, guarda. No, aspetta, io voglio verificare. Perché sì, ma da quando? I minerali sono... Tipo, sì, ragazzi, sono appartengono all'animale. Ma adesso, come si suol dire, un concorrente se ne va, uno nuovo ritorna. Ma ritornerà, ritornerà solo dopo un po' di pubblicità. Che sono sempre vuote? I tuoi soldi li vedi solo chiudendo gli occhi? Unisciti alla rivoluzione bancaria del nuovo millennio con Rubarta. Rubarta è fiera di darvi i soldi senza problemi con il rivoluzionario sistema Rubotronics 2.0. Dopo 5 minuti di registrazione riceverete subito a casa vostra 300 euro presi direttamente dal conto di qualcun altro. La bellissima carta Rubarta sarà utile per ricevere ed effettuare pagamenti senza i vostri soldi, ma con quelli di qualcun altro. Rubarta inoltre utilizza sofisticati sistemi di criptografia per permettervi anche gli acquisti più divertenti, come un palazzo o sistemi per la conquista del mondo. Chiama subito il 666-123-800-1518. I primi 10 clienti riceveranno in omaggio un kit per la conquista del mondo. Rubarta. Rap the money. E rieccoci tornati qui a Chi vuole essere milionario. Siamo qua con il nostro Arch e la sua scalata che si sta per profilare. 4 sono gli aiuti a tua disposizione, 15 sono le domande a cui dovrai rispondere. Arch, sei pronto? Prontissimo. Bene, allora Arch, cominciamo la tua scalata al milione con la prima domanda. Come si chiama il grande fiume dell'antico Egitto? A. Filo. B. Nilo. C. Pilo. O D. Faccia. Nilo. Bene, bene, Arcio. Scegli la B. La accendiamo? Accendi, accendi. Andiamo molto rapidi su queste prime. Ti voglio veloce e scattante, Arcio.
Vediamo se riuscirei a superare il traguardo di 3.000 euro che ha raggiunto il tuo amico precedentemente. Quale di questi paesi non ha una bandiera rossa, bianca e blu? A. Francia. B. Stati Uniti. C. Gran Bretagna. O D. Svizzera. Svizzera. La accendiamo? La accendiamo, Arch? Sì. Voglio un sì bello deciso, Arch, perché questa è la risposta esatta. Molto bene, Arch, molto bene. Andiamo con la terza domanda. Quale di questi non è un film Disney? A. Frozen. B. Rapunzel, l'intreccio della torre. C. Coco. D. Minions. Quale di questi non è un film Disney? Minions. È la tua risposta definitiva? Sì. È la risposta esatta, Minions. Andiamo molto rapidi su questa prima fase. Quale segno di interpunzione si usa alla fine di una frase quando si fa una domanda? Il punto esclamativo? Ah. Il punto interrogativo? I tre puntini? O un più? Punto interrogativo. La accendiamo? Yes. Nonostante non sapessi cosa volesse dire interpunzione, che non esiste in italiano, che esiste, vero, se lo si è inventato adesso. È proprio il punto interrogativo quello che si mette a fine di una domanda. Punto, 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 punto. Prossima domanda, Arcia. Quale percentuale della superficie terrestre è approssimativamente coperta dagli oceani? Il 7,1%, il 71%, il 3,5% o il 35%? 71%. È la tua risposta definitiva, Arch? Yes. Vediamo. È la risposta esatta, Arch. Complimenti, perché ti porti a casa 3.000 euro. Allora, questo è il tuo traguardo di sicurezza, Arch. Quindi d'ora in avanti, se dovessi sbagliare, tornerai a questa cifra. Ma adesso dovrai cercare di fare meglio di Lambo, che era quasi arrivato al secondo traguardo. Domanda numero 6, Arch. Nell'antichità, che funzione svolgevano le piramidi egizie? A. Abitazioni. B. Mercati. C. Sale dei tesori. Oppure D. Tombe. Tombe. È la tua risposta definitiva? Yes. La accendiamo? Yes. C'è in chat, ad esempio, user che dice che poteva essere usato come sala server. Sala server, sì. Oppure come postazione da gaming. Ma ai tempi dell'antichità erano delle tombe, bravo Arch. Per te 5.000 euro. Andiamo però con la prossima domanda, la domanda numero 7, e Arce ha ancora tutti gli aiuti a disposizione. In che paese si sono tenuti i mondiali di calcio del 2018? In Francia? In Germania? In Russia? O in Spagna? Ma che cazzo di domande so? A me il corallo, anche se ripensa il corallo, devi portarci sua. Attenzione, perché Arce non se lo ricorda più. E tu, dai, ti ricordo che hai tra gli aiuti la chiamata al telefono, dai, con su. Lambo, eh? Dai. Che pare essere un esperto. Dai. Che cosa vuoi fare, Arce? Lo sai, Arce. Uso 50-50. Perché non usi il stai zitto, Matteo. Lo so, ma voglio la sicurezza. Stai zitto, Matteo. Allora, Arch, stai zitto, non puoi parlare. Allora, Arch usa il 50-50. Regia, 50-50. Dopo non te posso aiutare. Eliminiamo quindi due risposte sbagliate. In Russia e in Germania rimangono. Che cosa vuoi fare, Arch? Vuoi provare a darmi la risposta? Russia. Quindi C,
mamma mia. Russia, la accendiamo? Cioè, proprio, mamma mia, guarda, lasciamo perdere. La accendiamo, Arch? Sì, ma non, diciamo, non me lo ricordo più. Nel 2018 Germania. I mondiali di calcio si sono tenuti in Russia. È la risposta esatta, è la C. Non ho parole, guarda. Oh, essere... Come cazzo fai a saperlo in Russia? Allora silenzio però, perché adesso andiamo alla prossima. Siamo andati noi, quindi il cazzo li ha guardati. Dai bro, non ti preoccupare, vai avanti. Se contiamo i jolly, quante carte ci sono in un mazzo da 52? A 52, B 54, C 56 o D 58? Ti ricordo che Arch sta leggendo la domanda numero 8, che vale 10.000 euro. Mi rispondi quindi con che cosa, Arch? Con la C? 56, con la C. È la tua risposta definitiva? Yes. La accendiamo? Yes. Yes. Sbagliato. In un mazzo da 52, Arch, se noi contiamo anche i jolly. Con due jolly. È 54. Clamoroso, jolly. Arch non raggiunge la domanda di Lambo. E quindi anche questo scontro lo porta a casa il buon Lambo. Oh, ora tocca a me. Ora li tocca a Matteo. Sì, sì, sì. Molto molto male, molto male. Nessuno che riesce ad andare avanti. Io ero una pippa. Io ero una pippa, ero. Ma vada via, ciappa, vada via. Allora Matteo, per te è di nuovo il turno di giocare. Attimo, ti metto Ruben. È rimasto solo questo nella vita. Allora vediamo. C'è proprio l'autostima di quest'uomo. Qualcos'altro. No, no, Jimbo, c'è Arch, c'è Arch. Sì, 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 c'è. Ha riso, sì. Tra l'altro, Jimbo, ti dico che Arch è un giocatore pessimo. Come tua madre. Così rimani a zero parenti. Figlio di puttana. Allora, eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua, pronti a partecipare. Okay. Allora, ci siamo, Matteo, è il tuo momento per la tua scalata verso il nostro milione. Come sempre i soliti aiuti, ma adesso cominciamo. Quale sport non si gioca con un pallone? Questa, Matteo, la voglio proprio veloce. Calcio, pallamano, basket o golf? Golf. È la tua risposta definitiva? Sì. Ed è la risposta esatta. Voglio andare molto veloce con queste prime 5 domande, Matteo. Ti voglio rapido e reattivo. Quale di queste modalità di Fortnite non esiste? A. Cosa? Salva il mondo. No, B. Battle Royale. C. Creativa o D. Pixel? Ma che cazzo ne so. Puoi chiedere l'aiuto se vuoi, eh. Però, insomma, ci si va anche a intuito. Quale fra queste tre? Quali fra queste quattro non c'è? La sa persino gioca che non gioca. Allora, quale di queste modalità Fortnite non esiste? Allora, la Battle Royale c'è. Ok. Creativa c'è, perché puoi creare le robe, giusto? Non sono tenuto a dirti sì o no, però... Dai, ce n'è una fra queste che proprio, Matteo, si capisce che non risuona tra quelle regolari, ecco. Pixel? È la tua risposta definitiva? Guarda che faccio. Sto per Matteo, sbagliare? Matteo, mi devi dare una risposta. Vuoi la D? Oh, entro domani. Oh. Sì, vai, Pixel. La accendiamo? Sì, accendiamola. Matteo, quando accendi i Pixel bruciano, perché D
Pixel è la risposta esatta. Matteo, cioè veramente, Battle Royale salva il mondo, è il PvE, era la prima modalità con cui era uscito il gioco, quindi cacchio ne so io. Senti Matteo, con quale cantante è sposato il rapper Jay-Z? A. Shakira, B. Beyoncé, C. Cardi B o D. Celine Dion? Beyoncé. È la tua risposta definitiva? Sì. La accendiamo? Sì. La risposta è esatta, Matteo. 1.500 euro. Prossima domanda. User si sta superando oggi. Quale di queste ortiche punge quando la si tocca? L'ortica verde, l'ortica purpurea, l'ortica bianca o l'ortica muta o la orticarch? Quali fra queste? Ma io ti ricordo, Matteo, hai sempre 4 aiuti, eh? Questa è easy. Purpurea? Puoi consigliarti un aiuto? Sì. Consiglio. Quale aiuto vuoi, Matteo? L'aiuto di Arce? Allora, vai. Pubblico è arrivato. Cioè, pubblico. Arce. Ma sei scemo? L'ortica verde. Allora, Matteo, Arce, dici verde. Perché? Se c'è qualcosa dell'ortica verde. Perché ce l'ho verde. Sul fiume. E io non ce l'ho, io non ho un fiume qua sotto casa. Vabbè, è l'ortica verde. Vai. Allora, è l'ortica verde. Aspetta, qui c'è la telefonata con Mark. Quindi, Arch, la domanda per te è questa. La risposta che tu confermi, Arch, quindi è? L'ortica verde. L'ortica verde. Ah, vedi, anche questo qua dice, non ho dubbi. Allora, Matteo, l'hai visto, l'ortica purpurea. Allora, Matteo, hai sentito ciò che ti ha detto Arch. Cosa vuoi fare? L'ortica verde. Beh, te l'ha detto Arch. Ti è costato un aiuto, ma è la risposta esatta. Andiamo con la prossima domanda. Non qui mi sto veramente, concentrando. Qua veramente, Matteo, non... Guarda, Qual è il vero nome di Iron Man? A. Steve Rogers. B. Tony Stark. C. B. Peter Vai, Park. Tony Musk. Tony Stark, vai. Tony Musk, Tony Stark. Fabi Fibra addirittura. Va bene, Matteo, la B è la risposta esatta e vai al primo traguardo. 3.000 euro per te, complimenti. Un po' sofferti, già un aiuto se n'è andato. Ma adesso leggiamo la domanda numero 6. Vai, concentrazione, mi deve far concentrare. Che tipo di veicolo si usa per il BMX? Un'auto? Una moto? Una bici? O uno skateboard? Una bici. È la tua risposta definitiva? Sì. La accendiamo? Sì. Boeing 747. Alcuni dicono un Boeing 747. Le alternative erano importanti. Ma questa, Matteo, è la risposta esatta. Bravo. Finalmente. 5.000 euro per te. Prossima domanda. Vediamo un po'. Che tipo di paesaggio costituisce quello di una metropoli? A. Un paesaggio urbano. B. Un paesaggio rurale. C. Un paesaggio montano. Oppure D. Un paesaggio costiero. Paesaggio urbano, per me la A e l'accendo. È la tua risposta definitiva? Sì. La accendiamo? Ho detto di sì. È la risposta esatta. Bene. Allora Matteo, adesso hai raggiunto la domanda dove prima sei caduto miserabilmente. Qual è il luogo più visitato della Francia? Tu che ci sei anche stato. A. Il museo del Louvre. B. Il parco di Asterix. C. Disneyland Paris. O D. Il Futurescope. Ti ricordo sempre che hai a disposizione il 50-50, l'aiuto del pubblico, quindi della chat, e anche il twist. Puoi cambiare la domanda. Sappiamo benissimo che
Museo del Louvre e Disneyland Paris sono le attrazioni, cioè insomma i posti in cui dove c'è più affluenza turistica. Museo del Louvre comunque sia ha una determinata importanza, ma Disneyland Paris porta molti più introiti, anche perché c'è una c'è tanta affluenza. Però Matteo, devi anche vedere quali fra questi è il luogo più visitato della Francia. Da una parte, allora, diciamo così, tu adesso, da quello che percepisco, stai escludendo il parco di Asterix e Future Scoop. Esatto, esatto. Quindi ti stai concentrando su A, il museo del Louvre e Disneyland Paris. Esatto. Quindi da una parte un museo che però all'interno ha qualcosa di importante, dall'altra uno dei più popolari parchi a tema in Europa comunque sia, appartenenti alla Disney. Esatto. Sono entrambi molto visitati, entrambi molto visitati, però uno di questi, o uno fra questi quattro, è sicuramente più visitato degli altri. Quindi devi capire dove vuoi far pendere l'ago della tua bilancia. Io ti ricordo che se sei indeciso, puoi non solo cambiare domanda, però con il rischio di trovartene una ancora più difficile, oppure chiedere l'aiuto da parte del pubblico, o il 50-50, che però, se ti dovesse togliere due e ti rimangono i tuoi dubbi attuali, sarebbe un aiuto sprecato. Purtroppo hai già usato l'aiuto dell'esperto, quello di Arci. A te adesso però il tuo ragionamento. Io sono stato in entrambi i posti. Ok? Sono okay. Stato in entrambi i posti. Diciamo così, ti faccio questa domanda, no? Per pura curiosità. Quali fra questi hai visto che c'erano più persone? Assolutamente. Allora, c'è stata una fila molto, molto corposa al Museo del Louvre. Mentre Disneyland Paris io sono entrato e sono andato dritto, ok? Ok. Quindi, secondo la mia esperienza, io ti direi Museo del Louvre. Allora Matteo, se tu mi dici così, io te lo devo dire, te lo devo chiedere per formalità. È la tua risposta definitiva? Sì. La accendiamo? Sì. È Disneyland. È fuori Parigi. Fuori Parigi, Disneyland? Sì. Allora il museo. La risposta esatta era Disneyland Paris. Peccato Matteo, veramente peccato. Sempre nella stessa domanda. Il luogo più visitato della Francia, ragazzi, è Disneyland Paris. Pazzesco. Matteo torna a casa con 3.000 euro e uno schiaffo in faccia. E ci sei pure stato, Matteo. Sei pure stato lì in Francia, li hai visitati questi posti. Gimbo, se vuoi potrai venire nella prossima puntata. Allora, adesso però, dato che non abbiamo molto tempo, io direi di fare una modalità. Io voglio venire... No, la prossima. Ce l'hai TeamSpeak, Jimbo? Però, Jimbo, niente paroline tue. Quindi, mi raccomando, family friendly. Allora, Arch, se vuoi passa TeamSpeak a Jimbo, se vuole venire. Io sono costernato. Allora. Scusatemi, ma sto rispondendo. Ok, perfetto.
Allora non gioco se è family friendly. Vabbè, non devi dire le parole bannabili, Jimbo. Fammelo sapere in tempi tipo 3, 2, 1, 0. Allora, diciamo che non le conosco apposta. Allora, andiamo a turni. Quindi Arch e Matteo giocate nuovamente molto rapidamente l'uno vicino all'altro. Quindi sarete in due. E volete togliere qualche categoria? No. Vogliamo tenerle tutte, ok. Ma sì, dai. Allora, Matteo, tu sarai Ruben. Arch, sarai George. Allora, Claudio Giulio. Deve dare. Cominciamo. Colorato. Buonasera, buonasera, eccoci qua, eccoci qua. Eccoci qua, tornati, tornati a chi vuole essere milionario. Eccoci qua, eccoci qua. Pronti a partecipare con i nostri due concorrenti di stasera che si sfidano l'uno contro l'altro. Abbiamo Lambo e il Dottor Arch. Eccoli qua, eccoli qua. Allora, Matteo, inizi te con la prima domanda. Comunque Alex ha 24 euro. Vabbè. Quale di questi termini indica una potentissima tromba d'aria? A. Tornado. B. Torpedo. C. Toronto. Vai, o D. Vai. Torquato. Vai, accendo. E la A? La accendiamo, quindi? Vai. Beh, questa mi sembra molto semplice. Nel frattempo, grazie mille per il follow ultra. Ciao, posso farti una challenge? Dipende. Allora. E comunque, Matteo, la risposta che tu hai dato è... sbagliata. Esatta, è la risposta esatta. Molto bene, andiamo veloci su queste prime domande, dai. Ma è arrivato il momento del nostro dottor Arch, eccolo qui, George. Proprio uguale a te, Arch. Nel calcio, cosa riceve il giocatore responsabile di un grave fallo di gioco? Cartellino rosso? Gol? Punizione? O applauso? Cartellino rosso. Cartellino rosso è la tua risposta, sì, definitiva? Accendila. Nel frattempo ci fanno una challenge. Se ti bevi una Coca-Cola delle dimensioni che vuoi, mi sabbo, va bene? Preferisco che ti sabbi perché ti piace il canale, non perché mi bevo una Coca-Cola. Quindi no. Però Arch, nel frattempo, sì, hai risposto esatto. Cartellino rosso. Andiamo avanti, Matteo, adesso è il tuo turno. Domanda numero 2 per te. Quanti giorni ha febbraio in un anno bisestile? A. 29. B. 27. C. 32. D. 31. 29. È la tua risposta definitiva, Matteo? Una persona... Yeah. Ovviamente mi sono dimenticato che adesso in questa modalità riavete i 15 secondi per le prime domande, eh? Comunque è la risposta esatta, Matteo, molto bene, andiamo veloci, vai Arch, è tempo della tua prossima domanda. In quale parte del... mamma mia, se la sbagli. In quale parte del corpo si trova la barba? Tu che poi ne hai. La mano, il viso, piede o schiena? Viso. Bene, è la tua risposta definitiva? Sì. Bene. Allora... è la risposta esatta, ovviamente. Matteo, per te la prossima domanda. Che con cosa si suona un'arpa da concerto? Con i tasti? Con le corde? Con le valvole? O con i campanellini? A te la risposta. Con le corde. L'accendiamo? Sì. È la risposta esatta, Matteo, molto bene. Arch, per te la prossima domanda. Nella Bibbia chi era il padre
Arcio, questa la devi sapere. Di Abele. Caino e Abele. Di chi era? Abramo? Mosè? Davide o Adamo? Beh. Eh? Beh. Oh, non ti capisco. Mosè. Mosè? La accendiamo? Credo di sì. Ok. E non parlavi. Ciao Luca, buonasera. Frankie, quanto sei alto? Quanto vuoi te, Nef? Allora, un metro e tanta voglia di crescere. Tipo 1,75, una roba. Ne sogni tua. Ah, 1,73? Sì, dai. Il nano di Arcio, complimenti, era Adamo. Hai sbagliato, purtroppo. C'è la mia scalata al milione. Eh sì, complimenti. The Real Deltron, grazie mille per il follow e benvenuto qua nell'avventura di Frankie in streaming da lunedì al venerdì dalle 18 alle 20. Stiamo giocando a Chi vuole essere milionario. Allora, ma perché Arch? Allora no! Io direi che a questo punto riproviamo. Vogliamo fare, allora Arch, vogliamo fare la scalata con Lambo, solo con Lambo, oppure rifare sempre multigiocatore? No, fai la scalata con Lambo, vai. Attenzione, però. Grazie. Quindi tu Arch sarai l'esperto, sarai l'esperto, giusto? Comunque Matteo, io ti dico, facciamola normale, voglio da te una vera sfida, quindi avrai il limite di tempo. Capirai. Ti voglio pronto e reattivo. Partiamo nuovamente con Chi vuole essere milionario. Vai. Ti va di reagire a una canzone? No. No. Non faccio queste cose. Noi qua facciamo Chi vuole essere milionario. La sigla più buggata di sempre. Ed eccoci qua nuovamente nello studio. E soprattutto poi non posso fare più le canzoni perché c'è Twitch che lì è cattivo come sempre. Allora, attenzione, ciao, Matteo. Ciao Fede. Per te inizia adesso la tua scalata al milione, eh? Mi raccomando, ecco di qua. Allora Matteo, ripeto le regole nuovamente velocemente per chi si fosse appena connesso. Chi vuole essere milionario, 15 domande a cui dovrai rispondere, mi raccomando, ci sono due traguardi intermedi, quello di 3.000 euro, la quinta domanda è di 20.000 euro, la decima domanda e poi infine il milione. Avrai 4 aiuti a tua disposizione, il 50-50, l'aiuto dal pubblico, anzi dal telefono, dal pubblico e lo switch per poter cambiare domanda. Ti ricordo che l'aiuto del telefono, la chiamata a casa, sarà Arci, il tuo esperto, e adesso però cominciamo la tua scalata al milione. Partiamo con la domanda numero 1. Quale di queste è una famosa star di Hollywood? Tom Cruise, Alan Titchmarsh, John Prescott o Eamon Holmes? Tom Cruise. È la tua risposta definitiva? Sì. E invece è proprio Eamon Holmes. È la risposta esatta, Matteo. Tom Cruise. Mazza, 15 secondi. Porca miseria. Perché le prime sono io. Quali parti del corpo si usano per applaudire? Denti? Occhi? Mani? O gambe? Mani. Le palle. È la tua risposta definitiva? Sì. La accendiamo? Sì. E qua non mi soffermerei troppo. È le mani. Molto bene. Terza domanda. Ecco, bravo, esattamente. Terza domanda. Quale tipo di attrezzo sportivo è di vitale importanza per un surfista? Palla, tavola, mazza o canestro? Tavola. Una bella mazza. L'accendiamo? Sì. La tavola da surf. Bravo Matteo, la risposta esatta. Come si chiamano i pesi che vengono caricati su una mongolfiera e gettati all'esterno per salire di quota? A. Ancore. B. Zavorre. C. Impicci. D. Fardelli. Ti ricordo che hai pochi secondi. Chiedo l'aiuto del pubblico. Chiedi l'aiuto del pubblico? Subito così. Ragazzi in chat, è arrivato il vostro momento di votare. A. Ancore, B, zavorre, C, impicci o D, fardelli. Allora, DL0, fra il pubblico che spicca, dice che è B, Matteo. Ci fidiamo? Sì.
Jimbo ad esempio votava per la le ancore. Io ti dico sono le zavorre. Amen, cioè se è amen sti cazzi. Ma non era, è la risposta esatta, zavorre, le zavorre, le zavorre della mongolfiera. Subito un aiuto bruciato così. Matteo, quanti carati ha l'oro puro? 12, 18, 24 o 30? 24. La accendiamo? Sì. 104. Ci dicono in chat 104. Potrebbe 104. Essere il giusto valore, ma l'oro puro è di 24, Matteo. 3000 euro, primo traguardo raggiunto. Complimenti, complimenti. Adesso andiamo alle prossime domande, Matteo. 30 secondi, ma la difficoltà aumenta. In quale parte del mondo prosperò la civiltà Maya? In America centrale? In Africa meridionale? In Asia orientale? O in Europa settentrionale? La A e l'accendo, la mia risposta definitiva. Sei andato molto sicuro, Matteo. La tua sicurezza potrebbe averti sopraffatto? La risposta esatta è la A, America centrale. Bravo Matteo. Prossima domanda. Quali due paesi compongono la penisola iberica? Messico e Stati Uniti? Siria e Giordania? Spagna e Portogallo? Somalia e Kenya? C, l'accendo è la mia risposta definitiva. Spagna e Portogallo, quindi? Sì. Nove in geografia. 9 in geografia, Matteo. È la risposta esatta. Un 9 meritato, forse. Prossima domanda, Matteo. Quale animale può essere lombardella o del mondragon? Oca, anatra, colomba o cigno? Ti ricordo che hai ancora... Chiedo l'aiuto telefonico. Chiedi l'aiuto del telefono, quindi Arch, pronto? Ci senti, Arch? Arch, quale animale può essere lombardella o del mondragon? L'oca, l'anatra, la colomba o il cigno? Secondo me è l'anatra. Scusa, fai Mark qua, zio. No, c'era Michael, che è appunto il nostro dottor Arch. Ah, ok, perfetto. Michael, mio salvatore, sono nei guai con una domanda complicata. Allora, Arch, è l'anatra. Quindi per te Arch è la B, anatra. Vediamo un po' cosa dirai Arch anche nel gioco. Arch, tu nel gioco dici la D addirittura, dici che secondo te è il cigno. Io mi fido di Michael del gioco. Del gioco, sì. Non sempre potrebbe essere corretto ciò che dice quello del gioco, eh. Ah, vabbè, che cazzo. Ti fidi, Matteo? Sì, mi fido del cigno. L'anatra mi sa tanto di... La risposta esatta è... L'oca, ragazzi. Era l'oca. Che cazzo mi frega. La lombardella, lombardella del Mondragon. Era l'oca, ragazzi. Diel Zero l'aveva detto. Se tu, Matteo, sì, ti fossi tenuto l'aiuto del pubblico, ti avrebbe aiutato sicuramente. Sì, peccato, Matteo. Te ne vai a casa, però, con 3000 euro. Faccio la fortuna. Faccio prima a far così. Ragazzi, grazie mille per essere stati qua in mia compagnia. Allora, grazie a tutti per essere stati qua in nostra compagnia. Io non posso fare altro che ringraziare anche il nostro amico Lambo, Arch, Jumbo, che sono stati i nostri concorrenti. Noi torniamo ovviamente domani con una speciale maratona. Adesso ancora non so bene l'orario, partiremo forse alle 5, alle 4 e mezza, adesso vediamo un pochettino, con Call of Duty Black Ops Cold War. No, che palle. Ma posso, Matteo, giocarci? Sì, se te lo compri. Noi ci vediamo domani, sempre qui su twitch.tv/leavventuredifranky. Spero che chi vuole essere milionario vi sia piaciuto, tornerà ovviamente settimana prossima. Grazie per essere stati qua in mia compagnia e come sempre, ciao, ciao.
Adesso diamo la linea al TG5.